Quello è il mio pupazzo, hai capito? No, lascia! Devi chiamare l'ambulanza. Signore, per favore. Dai, vuoi giocare con mamma e mio figlio? No. Ha detto papà di essere responsabile. Non mi interessa, no, non sì, ci gioco. Ma no. Devi farlo. No. Sì, lo vedi questo qua, povero figliolo. Ma bambolotto, non lo ci so, gioco. Lo so, non ci gioco. Sì, ma non sì, ci gioco, non ci gioco. Aia! Non ci gioco, io l'avevo detto di no, io me li lascio di stare. Ho detto che non ci gioco. Nicole, è possibile? Porca miseria, vi porto al parco, non riuscite a stare 5 minuti buone. Che è successo? Ilari vuole che io gioco con lei al bambolotto, a mamma e figlia, solo che io non ci voglio giocare e quindi mi mena, mi alza le mani la figlia. Ilari, che è successo? Perché non stai buona? Ascoltami. Perché non vuole giocare con me, deve essere responsabile. Che cosa c'entra? Però non bisogna alzare, bisogna giocare con le mani. Senti Ilari, per favore, io devo fare una chiamata importante. Riesci a stare calme 5 minuti? Sì. Promesso? Adesso io faccio una chiamata importante, 5 minuti e voglio sentirvi zitte, ok? Per favore. Sì, ok. Ok, state buone, per favore. Dai, vieni qua, lei mi mette male. No però, No, Aia. Hai fatto male tu per prima. Facendo una chiamata importante, per favore, state zitto un minuto. Allora, camiseria. Poi è stata lei a commentarmi, ho fatto così. Scusi un attimo, scusi un secondo. Sto facendo una chiamata di lavoro, adesso tu vai all'angolo lì e poi vai. Ecco qua, rimani tu qui, ferma lì. Oh, tu vatti a mettere. Io non ho fatto niente. Veloce, vatti. No, non ho fatto niente. Vai lì. Non ho fatto niente. Vai, Nico, adesso mi arrabbio veramente. Forza, via. Sì, eccomi, sì, mi dica, certo. Sì. Sì, sto qua con Ila di Stefano. Sì, andiamo a comprare quelle cose per Halloween. Uffa, io non voglio stare in punizione. Ehi, ma quello è il mio pupazzo. Mi devo proprio vendicare, sto. Nicole! Ila, sto parlando con una mia amica, levati, no. Quello è il mio pupazzo, hai capito? È mio! Ma dammelo, prestamelo, madonna! Tira! No, lascialo! Ilari, dai! No, lascia! Sai che c'è? Ora me lo porto su a casa, va bene? No, papà! No, quello è stato l'epo! Abbiamo una notizia fantastica da darvi. Ci vediamo martedì 8 novembre. Ci vediamo martedì 8 novembre alle ore 18 alla Mondadori di Via Tuscolana 771 per il nostro primo evento. Quindi ragazzi, finalmente possiamo conoscerci, abbracciarci, possiamo fare le foto, vi lasciamo anche dei regalini. Vi aspettiamo! A presto! Oh mamma! Dai, chiamami Stefano Ilari, per favore! Vai! Sì, ma chiamare papà! Chiamo papà, lui se la prenderà con me? No, me la devo risolvere da sola. Nicole, fammi vedere se ti fai fatto male per me. C'è sangue. Oddio, Nicole, hai il sangue veramente. Oddio, devo andare a chiamare qualcuno. No, non lo chiamo papà, perché se chiamo papà lui mi strillerà a me. Ma poi se lo avrò Nicole e lo porterà all'ospedale, tutto quello fatica, Nicole non ce la farà, quindi mi sa che meglio. Ilari, senti, fai come ti pare, ma chiama qualcuno, chiama tuo padre, chiama chi ti pare, ma io non posso stare così qui per terra. Aspetta, intanto esci fuori. Ho del sangue. Ai. Ilari, mi sono rotta il naso, Ilari, sicuro, mi fa troppo male, non riesco a toccarlo. Calma, chiama qualcuno! Calma, Nicole, io da chiamare qualcuno e
Tu stai calma, aspettami qua. Devi chiamare Stefano subito. Se chiamo papà, quello si arrabbierà un botto. Quindi vado a cercare qualcosa che... qualcosa ti aiuterà. Aspettami qui. Andiamo, allora, ecco qua. Speriamo che qui c'è qualcuno che mi aiuta. Ciao bambina, dimmi cosa è successo. Allora, Nicole si è fatta male al naso, riesce un po' di sangue. Ha qualcosa che la vuoi aiutare? Devi chiamare l'ambulanza. Signore, per favore, dammi qualcosa, dei tamponi, dei guanti, qualcosa. Posso darti dei cerotti e dello Scottex? Sì, grazie. Ho trovato dei cerotti e della carta. Avevo il naso aperto. No, mi fa male, sì. Chiama Stefano, per favore, no, mi fa male il naso. Stai per tamponare un po'. Aia. No. No, mamma mia. Mi fa male, aia. Chiama Stefano. No, si chiama Stefano. Mi fa male questa carta. Aia. Scusa, Nico. Fa troppo male, mi devi portare da Stefano. Portami da Stefano! No! Basta, Nicole. Fa male. Nicole, aspetta, Nicole, l'ho trovato. Col tubo? No, preferisco che mi fa male. Chiami Stefano, per favore. Oh, Nicole, veramente basta. O ti curo o ti vuoi far arrabbiare. Allora, abbiamo messo, credo, abbastanza acqua. Ora sì. Piano, Ilari. Sì. Piano. Sto fa male? Sì, mi fa male. Ma non manca sto attaccato. Ma mi fa male lo stesso. Ilari, solo tu comunque combini sti casini e ogni volta mi faccio male io. Ci posso una volta che ti fai male tu. Ho capito, è troppo poca la carta così. Devo prendere il tubo. Oh mamma. L'ho tirato. No, non mi bagni addosso, Ilari. No, non ti bagno. Non ho anche i capelli, Aspetta! Grazie! Ah! Finiti! Aia, le fa Chi bella vuole apparire un po' di Non esagerare! Chiudo l'acqua perché ho rato il cerotto! Mi esce ancora il sangue, Ilari! Adesso mettiamo il cerotto e asciughiamo! Sì, ma ancora fa male! Oh, dico! Mamma, se esageriamo, Allora, come possiamo asciugare? Asciugati. Ma no, così. Ferma, ci penso io. Guarda! Va bene, Nicola, asciugati. L'importante è che ti devi asciugare. Sì, infatti, conviene l'appuntamento spostarlo. Aspetta un attimo. Un attimino che sento dei rumori. Un attimo. Ragazze, tutto bene? Che state facendo? Sì, va tutto bene. Tutto bene? Sì. Nicole, che fai lì dietro? Ilari, spostati un attimo. No. Fammi vedere. No. Va bene, ragazzi, un minuto e arrivo, ok? State buone, non fate casini. Tanto mi sembra che non state facendo nulla, vero? Un minuto e arrivo, ok? Un minuto. Ok, Nicole, abbiamo tempo per mettere il cerotto. Come si mette sto robo? Allora. Ilari, questa è l'ultima volta che vengo con te. Non lo so. Lo so, ma non l'ho fatta apposta, Io devo capire che cosa stanno facendo. Quella è là. Sì, ci sentiamo domani. Grazie mille. Arrivederci. Devo capire che cosa stanno facendo. Sì, allora, prima le mettiamo così. Facciamo così. E mettiamo dentro il naso. Come dentro il naso? Scusa, se si esce sangue dal naso, dobbiamo mettere dentro il naso. Ho capito, ma che schifo. Nicole. No, non te lo toglio. Ma dà fastidio. Poi mi fa male il naso ancora. Se non sto carina, sembri Pinocchio. Come sto? Cioè, io devo uscire con le mie amiche e tu mi metti questi cosi io nel naso. Ok, allora facciamo così. Che pure meglio, mamma mia. Sta arrivando papà. Scusate! Sì?
Nicole, Nicole, ma è sangue dal naso questo. E sei la tua figlia. Hilary, che cosa è successo? Lei ha preso il mio bambolotto, lei ha cominciato a tirare, poi lei è cascata. È stato il bambolotto quindi la colpa? No, in realtà è stata Hilary, sulle scale stavamo, io stavo tirando il bambolotto perché lei me lo tirava. Poi mi ha spinto per le scale e sono cascata di faccia per le scale. E lì mi sono fatta male a naso. Quindi non mi stai mica dicendo che Hilary ti ha spinto per le scale? Spero che è uno scherzo questo, vero? Hilary, perché poi non mi avete chiamato subito? Me lo spieghi? Perché pensavo che ti arrabbi con me. Certo che mi arrabbio con te, ma ti rendi conto? Cioè, hai fatto cadere lei dalle scale. Ma ti sembra normale? Sì, ma lei, quante volte mi sono rotto un braccio, una gamba? E che c'entra? Possono cose che capitano, ma tu l'hai spinta per le scale. Adesso questa volta una punizione non te la toglie nessuno, capito? E poi perché tu non mi sei venuta a chiamare subito se ti sei fatta male? Scusami. Perché, scusami, se stavo per terra a morire dissanguata mentre tua figlia cercava questi. Poi la colpa è la tua, perché alcune volte non attacchi e pensi a noi, invece a quelli al telefono. Sei sempre al telefono, sei sempre distratto e poi succedono le cose e ti lamenti con noi. Ti dai sempre la colpa a noi, ora noi, lo sai cosa facciamo? Noi ora andiamo di là e non ti vogliamo più vedere. Hilary, che c'entra che sto al telefono? Questo non giustifica il fatto che voi potete prendervi a spinte. Ma ti rendi conto, gli hai rotto il naso? Adesso che cosa gli dico al padre e alla madre di zia Nicole? Me lo spieghi? Vabbè, allora ti faccio vedere una cosa. Che cosa mi fai vedere? Non mi fai vedere proprio nulla, capito? Che c'è? Che cos'è? Sangue finto. Che cosa? È sangue finto. Sì, così ti impari a stare al telefono e non pensare a noi. Cioè, scusami, non ho capito. Era uno scherzo. Hilary, che vuol dire uno scherzo? Scherzo? Cioè? Lo sai cosa sono gli scherzi, giusto? Sì, quindi? Quindi papà devi stare meno al telefono e più attento. Vabbè ragazzi, sì, effettivamente ero un po' distratto al telefono, però questo non vuol dire che ogni volta deve farmi questi scherzi, capito? Che mi sono preso troppa paura, cioè pensavo Nicole, veramente ti ha fatto male. Hilary, comunque in punizione ti ci metto, ok? Quindi saluto tutti. Ragazzi, ci vediamo domani un altro bellissimo video. A domani. Ciao. Funghetti, mi raccomando. Ci vediamo l'8 novembre alle ore 18 a Roma, alla Mondadori di Via Tuscolana 771. Ragazzi, mi raccomando, non vediamo l'ora di conoscervi e di abbracciarci. Ci facciamo tante foto insieme. Ragazzi, venite in tantissimi. Vi aspettiamo.